Buon lunedì dalla redazione di LeccioNews24.it, ben ritrovati con le nostre breaking news. Apriamo come di consueto la settimana con lo sport. Prima battuta d'arresto per il Lecce che sul campo del Catania incappa nella prima sconfitta dopo 10 turni di campionato. Ai piedi dell'Etna i giallorossi di mister Padalino incassano due reti, arrivate entrambe nella ripresa. Gara difficile da interpretare per entrambe le formazioni, sbloccata da un fortunoso gol catanese. In classifica il Lecce conserva il primato ma viene agganciato dal Foggia. Lunedì sera a Via del Mare sarà scontro al vertice. Passiamo alla cronaca, sono stati rintracciati all'alba 120 migranti pakistani giunti a Punta Meliso al largo di Leuca a bordo di un veliero. Dopo la segnalazione sono arrivati sul posto Guardia Costiera e Baschi Verdi che si sono occupati di condurre gli stranieri verso il porticciolo. Tra loro molte donne e molti bambini, dopo i primi soccorsi sono stati trasferiti al centro Don Tonino Bello di Otranto. Brutto episodio avvenuto ieri a Lizzanello, dove un uomo ha cercato di accoltellare il padre con un fendente alla gola. Alla base del gesto una lite tra le mura domestiche che avrebbe spinto il 43enne affetto da problemi psichici ad attentare la vita del padre. Severino Longo, di 73 anni, si trova adesso ricoverato al Vito Falzi di Lecce, dove lotta per non morire. Voltiamo adesso decisamente pagina per un giorno. Lecce al centro della politica nazionale. Il ministro delle riforme costituzionali Maria Elena Boschi ha fatto tappa nella mattinata di ieri nel capoluogo salentino. Ospite dei vertici del Partito Democratico, il ministro ha spiegato le ragioni del sì al referendum del prossimo 4 dicembre. C'è solo un'opportunità per rilanciare l'Italia, ha spiegato la Boschi, non dobbiamo svegliarci il giorno dopo avendo rimpianti. Nel pomeriggio invece, sempre a Lecce, è arrivato Stefano Parisi, nuovo esponente di spicco del centrodestra nazionale, giunto del Tiziano con il suo Megawatt Tour. L'ex candidato sindaco di Milano ha spronato i moderati, basta lamentarsi della classe politica dirigente, è tempo di rimboccarsi le maniche puntando a quella rivoluzione liberale fallita negli anni 90. Tanti temi toccati nel corso della convention, rivolti soprattutto alle problematiche del sud. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per aver scelto la nostra informazione e vi ricordo che tutte le altre news sono disponibili sul sito www.leccenews24.it. Buona settimana!